a tutti amici e amiche carissimi o benvenuti o ben ritrovati nuova puntata del ciclo di catechesi la sana dottrina cattolica che è giunto alla settima puntata oggi e in cui dobbiamo trovare dobbiamo continuare a occuparci della lunga diciamo così eh, Disamina del primo comandamento che ci ha ormai già occupato per tre puntate. però, eh, primo comandamento, se gli dessimo dieci puntate, penso che sarebbe poco perché il primo comandamento, purtroppo, come abbiamo visto introducendolo, è un comandamento dimenticato ed è invece il più importante, quindi, eh, non, non soltanto. <ride> Noi dovremmo essere dei perfetti osservanti del primo comandamento, ma dovremmo poi giungere alla perfezione dell'osservanza del primo comandamento, certo con l'aiuto della, della Madonna, che è non soltanto ecco, accontentarci di non essere idolatri, eh, come abbiamo già visto, di non compiere irriverenze eh, e, e, e di non fare come vedremo oggi sacrilegi, no? e mettendo Dio al primo posto non essendo atei, non essendo indifferenti, questo gelo dell'indifferenza, ma amandolo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze e, e anche <ride> cercare di amarlo per noi e per tutti. E sono in molti, diciamo così, i fedeli cattolici che vivono in uno stato di, di sofferenza in questi tempi. E, come dire, travagliati a vario titolo, ecclesialmente travagliati, umanamente travagliati, socialmente travagliati, sono molti, sono un pochino di meno a quello che so io. Quelli che in questo contesto fanno a mio avviso la cosa più importante, perché questo, questo è il tempo dell'amore. A mio modestissimo avviso, e non soltanto, o quantomeno non principalmente, dell'amore del prossimo. Questo è il tempo dell'amore di Dio. E io credo che Gesù e la Madonna siano come dire, desideriosi e in cerca in questo tempo di uomini e di donne che li amino, innamorati di loro, che vivano eh, l'amore nei loro confronti. E e non soltanto lo ivano per sé, ma intendano con il loro amore anche, come dire, riparare, rimediare a tanto male che vediamo circolare nel mondo. E purtroppo, in qualche circostanza, anche nella casa, nella famiglia di Dio, che è la nostra santa e amata Chiesa, con ecco la colonna e il sostegno della verità, la definisce San Pietro la nostra famiglia, la nostra casa, la nostra benedetta casa, ecco, in cui purtroppo ogni tanto arriva qualche botta di, di terremoto e, e quindi ecco, ci, ci fa traballare un pochino anche noi, ma rimane sempre la nostra amatissima casa, la nostra, eh, la nostra santa casa. Anche la nostra bella casa, perché la bellezza della Chiesa non può essere come dire, oscurata totalmente da nessuna come dire, circostanza contingente legata alle miserie dei membri che la compongono ecco, a tutti i livelli. Quindi questo è il tempo dell'amore. Stasera dovremmo affrontare un tema, come dire che. Per le anime amanti di Gesù e Maria, come dire, dovrebbe essere trafiggente nel cuore. Eh, ricordiamo no, quando San Pietro fece la prima grande predica, eh, la, la narra gli Atti degli Apostoli, no, eh, andò nella sua semplicità, ma anche nella sua profondità: dice: Guardate, eh, Gesù Cristo! Eh, Pirato aveva deciso di liberarlo, ma voi l'avete consegnato in mano di empi, avete chiesto che fosse assassinato, ucciso il santo e il giusto. Avete chiesto che vi fosse graziato un assassino e avete ucciso voi avete ucciso l'amore l'odore della, della vita. Ma Dio l'ha risuscitato e ci ha mandato a noi a predicare che ogni peccato è rimesso a chi chiede nel suo nome. E il testo degli Atti degli Apostoli dice, che queste parole si sentirono trafiggere il cuore, come se dei dardi avessero penetrati no Quindi immagino, vediamo questa immagine molto 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 bella il canto che ha introdotto questa catechesi insomma che è diventato un po una bandiera semplicemente perché è molto bello ed è anche come dire un, un canto di buon auspicio per una catechesi perché si chiama toccami il cuore rivolto al, al signore no perché mh, a prescindere da questo povero strumento, insomma, che so che è il sottoscritto a cui è toccato di dire queste povere parole, come dire. Se una catechesi non tocca il cuore, non ha ragione di esistere. D'accordo? Non serve, non produce l'effetto per cui eh, il nostro Signore desidera che sia fatto, perché la conversione è un atto del cuore. Più ancora che un atto del, dell'intelligenza, certamente, anche l'intelligenza concorre. Noi tante cose dobbiamo conoscere, dobbiamo. E comprenderle, no? Per questo che il titolo di questo ciclo è La Sana Dottrina. Ma se non ci arriva uno, uno stiletto nel cuore, no? Veramente una, una trasverberazione spirituale, una trafittura che ci muove, che ci dice: No, io non posso continuare a vivere così. Qui dobbiamo cambiare direzione. Sì, voglio farlo. Voglio fare questo, voglio fare quest'altro, Signore mio, per te e per tutti. Quindi che ci porta a questo. Non è una buona catechesi, ecco, quindi non, eh, le buone catechesi non, non, non sono eh, costituite da nobiltà di linguaggio, insomma, da, da grande retorica o da appunto, capacità accattivante, le grandi catechesi sono quelle che toccano il cuore. Ecco, quindi. Speriamo, eh, toccare il cuore non è opera umana, è opera divina, quindi soltanto se il Signore in cui cerchiamo di fonderci, si serve di noi per parlare, qualche cuore sarà toccato, e se è toccato non è colui che parla, è colui che l'ha ispirato, d'accordo? Altrimenti non serve a niente. Quindi fate tutte queste chiacchiere introduttorie, veniamo. La volta scorsa abbiamo approfondito il tema del, dell'irriverenza. Il Catechismo di San Pio X l'immortale Catechismo di San Pio X che eh, quest'anno approfondiremo anche nel Catechismo degli adulti che è iniziato martedì scorso, no? quindi avremo una carrellata sui sette sacramenti proprio tenendo una sinossi tra il Catechismo di San Pio X e il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, no? quindi sono due strumenti a mio avviso che si compenetrano, cioè che si completano a vicenda no? eh, nella logica secondo me uno dei... una delle direttrici che deve portarci avanti in questi tempi un po' travagliati eh, è il motto vetera et nova l'ho anche detto all'incontro del catechismo degli adulti di martedì scorso no? cioè il catechismo di San Pio X è vecchio il compendio è nuovo, addirittura è ancora più nuovo del Catechismo della Chiesa Cattolica. Perché il Catechismo della Chiesa Cattolica, come tutti sanno, l'ha promulgato San Giovanni Paolo II. Il compendio l'ha fatto Ratzinger, l'ha fatto Ratzinger quando era già Benedetto XVI. Insomma, perché gli arrivavano delle domande di semplificazione. Perché il Catechismo della Chiesa Cattolica è un mare magnum preziosissimo insomma, di raffinatezze teologiche e dottrinali. Che spaziano fino ai minimi dettagli, no? certamente nel contenuto essenziale della dottrina cattolica, sempre mantenendo la forma comunque sostanziale di un catechismo. No? Ecco, però è molto esteso proprio per questo motivo. No? Diciamo che il compendio è un tentativo di conciliare ecco, la, le istanze come dire, di articolazione della dottrina con le esigenze di, di un certo ritorno all'essenzialità e a una maggiore, come dire. Eh, come dire, focalizzazione dei, dei problemi, no? Eh, io penso che veramente mm, sia fondamentale, lo dico proprio come esperienza maturata, lo dico come eh, posizione, diciamo così, eh, interiorizzata nel corso di anni, nel corso di esperienza, nel corso anche di sofferenze, nel corso di, di preghiera, no? La direttrice è un po' quella che ha data sempre il proprio merito, Benedetto XVI a suo tempo, quando fece il tanto vituperato motu proprio Summorum Pontificum. Come dire, componendo una situazione di, eh, di coordinamento, di composizione, appunto tra l'antico e il nuovo, a proposito, in quella circostanza, della liturgia. Perché anche su questo campo c'erano, ma c'erano ma si sente tuttora in giro, no? Come dire, c'erano i, i modernisti innovatori che eh, se tu gli nominavi il messale di San Pio V si stracciavano le vesti, come se quello fosse stato il tradimento della messa che finalmente si era riscoperta con la riforma liturgica. Eh. Cioè, e poi c'erano ovviamente le posizioni estreme dall'altra parte che, eh, come dire... Invettive contro il nuovo messale o contro cose di questo genere, insomma, no? Io penso, presumo, insomma, perché io sono stato anche dentro questa, questa dinamica, una dinamica che ti sollecita e che ti spinge poi alla, alla meditazione, alla calma, a portare tante cose nella, nella preghiera sen senza assumere atteggiamenti, diciamo così, troppo troppo. Apodittici, chiamiamoli così, e io sono giunto alla conclusione che quello che auspica il Papa, auspicava a suo tempo il Papa, adesso Papa e merito circa la forma ordinaria e la forma straordinaria, non come due realtà che devono farsi la guerra. Che devono lottare per fare in modo di ammazzare l'altro, d'accordo? Cioè no, ammazziamo, seppelliamo l'antico perché è roba da, da, da cimitero. No, eh, aggrediamo il nuovo perché sta distruggendo l'essenza della Chiesa, la dottrina cattolica della Messa, tutte queste cose qui, no? Tutte quante queste. Potrei sbagliarmi, certamente. Io sono un povero prete, insomma, non sono nessuno, no? quindi <ride> dico. Queste idee diciamo che sono un po' conseguenza, ripeto, di tanti anni di preghiere, esperienze, eccetera, eccetera. Io penso che non sia saggio, un'opzione unilaterale, eh, penso che appunto ammaestrati, eh, dal cammino fatto dalla Chiesa, tenendo presente eh, lo Spirito Santo che la guida nei suoi passi l'azione della divina volontà che comunque in qualche modo la, la conduce, porti necessariamente a mio avviso, e questo è un processo come sempre più difficile, d'accordo, ma a mio avviso maggiormente conforme alla volontà di Dio, porti ad una necessità di aprire le porte, quindi non avere paura, quindi prendere tutto il bene del nuovo, e continuare a prendere tutto il bene dell'antico, vetera et nova, allora. Tanto per fare uno, uno, per dare uno sguardo all'antico, il Catechismo di San Pio X, per esempio, eh, parla nei peccati contro il primo comandamento dell'empietà della superstizione e della ir irreligiosità. Nell'empietà, chiaramente che non articola troppo, no, l'empietà la definisce come dire seccamente apoditticamente l'impietà è il rifiuto a Dio di ogni culto è chiaro che nell'impietà sono inseriti abbiamo già visto questi peccati no? l'ateismo, l'indifferenza sono peccati di Dio in pietà perché l'ateismo, l'ato e l'indifferente rifiutano di rendere a Dio il culto che gli è dovuto poi parla della della superstizione, cioè del culto di latria a ciò che non è Dio. E Abbiamo visto il peccato di, di idolatria nella seconda diciamo così, parte, eh, il gravissimo peccato di idolatria, quindi gli idoli del mondo e le idolatrie un pochino più raffinate, un pochino più sottili, quelle con cui il diavolo eh, diciamo così, fa secche anche le anime un po' diciamo, spirituali, diciamo così, eh. i classici le chiamerebbero le anime un po' quindi quelli che vorrebbero provarci diciamo così a percorrere un cammino di santificazione quelle vengono fatte secche con le idolatrie raffinate non con le idolatrie grezze diciamo così con cui il diavolo tiene sotto scacco il mondo no? e poi già col peccato di riverenza che abbiamo visto la volta scorsa abbiamo cominciato a entrare dentro il grande peccato dell'irreligiosità questo grande genere che comprende anzitutto l'irriverenza di a Dio e alle cose divine, l'abbiamo visto la volta scorsa, ma anche, argomento di oggi, il sacrilegio o profanazione di persona o cosa sacra, come anche il tentare Dio. Il tentare Dio, vedremo. Ecco. Allora, partiamo dai sacrileggi. Il sacrilegio è una profanazione di persona o di cosa sacra. I sacrileggi avvengono fondamentalmente in due grandi modi: cioè, o quando c'è un'azione volontariamente volta ad offendere una persona o una cosa sacra. Esempi. Purtroppo sono di stretta attualità. Qualcuno generalmente, ma non esclusivamente, satanista, va in una chiesa, sfonda il tabernacolo e trafuga oppure butta per terra le oste consacrate. Purtroppo, nel momento in cui sto facendo questa catechesi, che è il 27 novembre del 2020, ho letto proprio ieri mattina sul, sulle news online dei recenti casi di cronaca ulteriori di questo orribile. Delitto oppure quando una persona vi dipende verbalmente o fisicamente, per esempio, se è una persona, un ministro di Dio, un prete, un vescovo, il pontefice. Quindi, quando c'è un'azione, se vogliamo usare un termine simile a quello giuridico. Un'azione intenzionalmente rivolta a recare oltraggio a qualche cosa che è sacro. La stessa cosa sarebbe: perdonatemi, se uno, non lo so, eh, si mette a fare bisogni in chiesa o sui muri di una chiesa, io purtroppo ah, ho visto queste cose nel corso della mia vita. O peggio ancora, anche questo, purtroppo mi è toccato di, di vedere. Eh, entra dentro una chiesa quando c'erano ancora le acque santiere usa l'acqua santa per lavarsi il viso d'accordo a sfregio o anche per lavarsi altro succedono purtroppo queste cose quindi queste sono cose gravissime sono cose eh, molto gravi ed è come dire il sacrilegio o la profanazione diretta quando questa cosa ad oggetto per esempio Sicuramente l'eucaristia, ma credo che nel diritto canonico ci sia anche la, la persona del sommo pontefice, la stessa cosa quando una persona eh, per quote, no? eh, per esempio un ministro di Dio, adesso noi ci, ci, ci troviamo su questa, su, su, questa, come dire, su questa materia, su uno degli argomenti caldi, su un filo spinato, d'accordo? perché disgraziatissimamente, purtroppo, sono successi dei casi pubblici di scandali di eh, ministri e uomini di chiesa. Purtroppo, io dico queste cose, per questo questa sera questa deve essere una puntata che ci trafficca il cuore. Cioè, noi proviamo a immaginare che cosa possano pensare Gesù e la Madonna quando si vedono mettere come dire, al pubblico l'udibrio grazie agli scandali, ai cattivi esempi dati esattamente dalle persone che dovrebbero invece essere un aiuto perché loro siano conosciuti e amati, no? Cioè, non ci si pensa mai al dolore di Gesù e di Maria. Purtroppo però sembra che questa cosa, poi inserita nel nostro mondo sociale iperinformatizzato, iper twitterizzato facebookizzato non so, non so non so che termini che neologismi strani usare e, e soprattutto di certe trasmissioni televisive insomma che veramente non voglio nominarle non voglio evidentemente mancare di carità verso, verso nessuno ma dicevo Gesù nel Vangelo chi può capire capisca cioè eh, io penso che ci siano certe cioè, certi programmi che sono spazzatura e che sotto certi punti di vista io insomma non mi sento di escluderlo possono fare anche più male d'accordo addirittura come dire di trasmissioni o programmi come dire intrinsecamente negativi non so se mi spiego come può essere come dire, un film erotico un pornografico eccetera eccetera perché <coughs> Si scade in certe come dire rappresentazioni e cose del genere veramente proprio nel, nel, nel brutto, proprio nel, nel becero, nel, nel, nel basso. Ecco, io mi permetterei eh, umilmente non di fare certamente eh, né nomi né cognomi né crociate perché non è nel mio stile, però mi permetterei di sollecitare. Tutti quanti i miei fratelli e sorelle, come me, discepoli di Gesù, a fare un po' uno screening, un esame di coscienza sulla qualità delle cose che vedono perché chi si mette a guardare una cosa di fatto quantomeno davanti a Dio, questo credo che mi si possa concedere. No, è, è come se gli desse una sorta di approvazione tacita, capite? Cioè, noi non possiamo fare una cosa a mio avviso. Di questo genere perché sapete che oggi c'è la, la, la legge dei, dei mezzi di comunicazione è lo share cioè un programma come dire va e andrà avanti se c'è un grande share se un programma avesse un piccolo share eh, chiuderebbe ora non possiamo noi fare questo discorso eh, ma tanto se non me lo vedo io se ne importa tanto se lo vedono altri milioni di persone. Non è certamente se lo vedo io oppure no. Quindi c'è un problema di scena, ma c'è anche un problema che davanti al Signore. Cioè come dire, non è il male la televisione. Attenzione: non è male la televisione, non è male neanche il cinema. Però, noi possiamo e dobbiamo scegliere cosa guardare, cosa andare a vedere al cinema, cosa leggere anche no cioè, mh, mi dispiace che sto forse esulando no però questi sono sono discorsi molto importanti a mio avviso valgono per noi valgono anche e soprattutto per le persone che poi hanno dei compiti edu educativi cioè eh, io lo capisco che oggi è difficile mi metto nei panni di tanti genitori no ma se tu c'è un figlio un ragazzino vicino dentro casa quello lo vede quello che tu vedi il fatto che ti veda vedere una cosa per un ragazzino per un bambino significa non ci vuole di essere psicologi insomma pedagogisti no approvazione se papà o mamma lo vedono si può vedere quindi va bene io lo capisco che è una croce perché se uno si mette a fare, come dire, eh, la persona attenta c'è una larga scremazione, a mio avviso, di eh, materiale <ride> fruibile, però, che vogliamo fare? Toccavo di campare in questo in questo periodo. Cioè, eh, il rapporto con i mezzi di comunicazione sociale, con i media, non è, cioè, io sto facendo una diretta. Stiamo in diretta sul canale, su, sulla mia pagina Facebook. Non è è Satana che è il mondo del male via, no, perché non è vero che è così: cioè ci sono tanti, diciamo così, usi sani, anche santi e buoni dei mezzi, però certamente non possiamo immagazzinare e prendere tutto a scatola chiusa. Non si può, capite? Pensate ad esempio, un sacerdote, no? pensate che l'imbarazzo che può stare un sacerdote se accompagni i ragazzi magari al cinema a vedere un film che oggi non è che può stare molto tranquillo cioè eh, che non ha approfondito insomma non ha letto bene le recensioni magari dentro quel film tu sei un prete o dei ragazzini vicini c'è una scena di nudo cioè assicuro insomma io mi, mi, mi ci metto in una situazione essendo un sacerdote sarebbe come dire imbarazzantissima allora, tutto questo discorso ritorniamo nel tema, se no stasera non li facciamo questi leggi. Perché sto mettendo le mani un pochino avanti, no? Perché gli oltraggi contro i ministri di Dio oggi, siccome ci sono state delle cose brutte, provate, non c'è niente da fare, sono provate che hanno rimbalzato anche attraverso i media, che succede che nella coscienza comune ci si sente autorizzati di vomitare veleno a destra e a manca. Primo problema. Secondo problema, ci si sente, come dire, eh, autorizzati a mettere al pubblico ludibrio sia chi abbia fatto qualcosa di male. D'accordo? A questo proprio non ci sono nessun problema. Se ha fatto qualcosa di male, si può mettere al pubblico ludibrio, ma anche qualcuno che abbia il coraggio <ride> di dire qualcosa di bene di pienamente conforme alla dottrina cattolica magari qualche volta io ho, ho visto tante cose no cioè magari il linguaggio non era dei migliori la circostanza non era prudente insomma no quindi eh, a me mi si fa un cuore piccolo così ve lo confesso insomma quando vedo qualche confratello che per qualche come dire, ingenuità insomma non magari compiuta in buona fede quindi non ha compreso che forse era meglio non usare certi termini, non, eh, non dire quella cosa in quel modo, in quel contesto, in quella circostanza, cosa a cui bisogna stare veramente molto, molto attenti. Però dici: mezza cosa oggi non si può campare così, e il giorno dopo, stai il giorno dopo, il giorno stesso, stai in giro per tutte quante le trasmissioni nazionali eh, con milioni di spettatori, post su Facebook. Post su Twitter, cioè si, si può campare così? Cioè, chi è che è così santo o così impeccabile che non può avere insomma un istante, oh, ci ti riprendono, ti cosa? Insomma, cioè, eh, di, 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 dico queste cose. Cioè, immaginatevi anche cioè, l'attenzione, la no? Così io non ho mai. Io non, ha, non, non mi sento mai, cioè non, non eh, mi repelle, d'accordo? Non, non mi sembra una cosa fatta bene, né farla di un povero prete di campagna, tantomeno di eccellenti vescovi, cardinali, papi, perché non, cioè, non ci stanno soltanto tutte quante le cose. Cioè, io, cioè quando, quando ero piccolino, adesso parliamo di un fatto, insomma, antico. Cioè, quando deve Giovanni Paolo II eh, c'erano le barzellette dice che ho visto il Papa eh, ah l'altro giorno mi stava a lavare il vetro perché era il Papa Polacco io lo, me la ricordo questa cosa qua, mi è rimasta impressa cioè tutto tu va a dire del Papa insomma il Papa Polacco cioè, che mi va a, a lavare il vetro cioè Il nostro mondo e purtroppo i media oggi sono veramente, cioè, a girare. Insomma, io per esempio, chi mi conosce lo sa, eh, non oscendo mai, non mi metto a fare polemiche, commenti, i commenti assolutamente, come dire, inaccettabili, non me ne occupo personalmente, i collaboratori li, li tolgono, almeno da Facebook. Su Twitter, no, non vi dico che succede su Twitter, insomma, che su Twitter... Cioè su Twitter è, che è molto più difficile gestire anche la situazione, insomma su Twitter la cosa migliore è, è non fidarsi di proprio, nel senso ma a volte io faccio magari un tweet normale e non vi dico anche quello che ci sta là sotto, eh, che uno dice eh, lasciali perdere, tanto per andare a vedere i commenti su Twitter c'è di proprio a clicca sopra, insomma non li lasci perdere, eh, certo se sono dei casi proprio estremi, e con qualcuno insomma dico vediamo un po perché su twitter beh, è un pochino più complicato gestire la situazione insomma però queste cose non vanno bene e, e noi cioè, vi, vi prego insomma mi prego e vi prego non eh, non assecondiamo queste cose capite neanche quando vedessimo perché può succedere cioè eh, io non voglio dire guardate quello che c'è cioè, eh, io cerco di fare sempre estrema attenzione. Non è che tutto quello che vedo intorno a me mi sempre entusiasmi, d'accordo? Ma mi guardo bene dall'andare a dire in pubblico, come dire, se, 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 una, se sento dire una cosa, magari da un uomo di chiesa che non è proprio entusiasmante, di prendere facendo il nome e il cognome, attaccare quel tizio Caio, non mi sembra una cosa fatta bene. Cioè, eh, non. Eh... Non, non, non va bene secondo me cioè non capito quella comunque è una persona che c'è un'autorità sacra è, non si dovrebbe fare adesso queste cose è chiaro che i laici o i laicisti gli atei o cose di questo genere eh, presumibilmente non, non, non ci arrivano ma non, questo non cambia che quella condotta da un punto di vista oggettivo è una condotta da non fare allora noi dobbiamo fare attenzione perché generalmente le persone come dire, buone devote, non vanno, diciamo a così, a fare i, i leoni, insomma, eh, contro eh, que, que, quei poveri preti un pochino imprudenti, ma a volte fanno, come dire, delle affermazioni inaccettabili e offensive nei confronti di membri anche eccellenti della gerarchia. Non si fanno queste cose. Eh, D'accordo? Eh, io a volte le vedo fare, non le approvo, non le ho mai, cioè, non, eh, non, né le approvo, né le autorizzo, insomma, no? Eh, mm, mi dispiace, perché dico, eh, poi, sapete, specialmente poi su certi social, eh, li possono, io, i, i miei post sono, sono, sono pubblici, sia sulla pagina che sulle altre cose, no? quindi non è che li commentano soltanto, come dire, i followers. Ecco. Certo che se magari un commentaccio lo vedi scritto da un follower, dice, allora, o, io ho dato cattivo esempio, o questo non mi conosce, perché insomma, non è quello che ho cercato di testimoniare con un certo stile, d'accordo. Questo non vuol dire che non si possa, anche a livello ecclesiale, aprire dei campi: come dire, di libera espressione. Le proprie opinioni, delle proprie criticità, no, eh, quindi non, 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 non ci sono problemi. Ma c'è modo e modo: c'è stile, stile. Non è sempre necessario, anzi, non è necessario quasi mai dire, ah, io dico questo al contrario di quello che ha detto quest'altro, che quello è eretico, questo è qua, quello è là. Non capisce niente, cioè. Queste non sono cose, a mio avviso, che aiutano affatto il tessuto eh, ecclesiale. Ecco, quindi, punto. Quindi, queste sono le irriverenze alle persone, so, 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 soprattutto sacre. Qui stiamo parlando di sacri leggi. cioè Sono cose da, da confessare, noi ci abbiamo mai pensato, la, le, le abbiamo confessate. Cioè, L'offesa diretta, la diffamazione anche, no? Attenzione che la diffamazione non è la calunnia. Cioè, una persona potrebbe aver fatto veramente delle cose negative, ma tu sei autorizzato ad andare a dire in giro Tizio ha fatto questa porcata e a esporlo al pubblico ludibrio? Cioè, proviamo, io dico sempre l'esame di coscienza fatto bene e una solida coscienza cristiana è quella che è capace veramente di tornare sulla propria azione e dire "Ma questa quest azione è un'azione fatta bene. Cioè, se mi presento davanti al Signore, lui mi dirà bravo per questa cosa che ho fatto. Non, 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 capito, eh ma sì, però però quello lì non deve di azzarti. Dice quella cosa, io lo devo dire perché lo devo contrastare. Dico, allora, a tempo, luogo, forma, momento, stile, modalità opportuna. Questo non, non toglie, ripeto, che noi possiamo farci le nostre idee, dobbiamo anche avere le nostre posizioni, non rigide, ma certamente motivate, perché ogni essere umano, in, in quanto uomo maturo, in quanto donna matura, si fa un'idea anche su tante cose e, e la propone, come dire: la, non la impone, la propone, ma certamente la argomenta, eh, la difende sempre con quello stile d'apertura. Se qualcuno mi convincesse che è Più consono un'altra posizione, io apro il cuore e non è che sto difendendo qualcosa, insomma, di, 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 oro, di oro a meno che non ci sia di mezzo, certamente la fede o la, o la morale cattolica, no? Quindi io credo noi dobbiamo fare attenzione sotto questo punto di vista, e così chiudiamo questa prima parte. Uno a non avallare la pubblica gogna che si fa, diciamo così, molto spesso contro i buoni ministri perché il mondo aggredisce i buoni ministri cioè quelli che dicono le cose che al mondo non piacciono attenzione eh? quindi il mondo diciamo fa il peccato di riverenza contro i buoni ministri invece i membri della chiesa c'è cioè il serio pericolo che facciano il peccato di riverenza contro i cattivi ministri o i cattivi cristiani veri o apparenti C capito cioè il mondo attacca i buoni <ride> come dire i buoni attaccano i cattivi veri o presunti ma non va bene neanche quest'altra cosa non possiamo noi eh, come dire attaccarci a pretesti o a cose anche più anche le idee più sante per andare a infangare o diffamare un ministro, una persona sacra. D'accordo? Io spero. Cioè, questo lo, lo, lo dice il catechismo: eh? quindi la, il sacrilegio o profanazione di persona o di cosa sacra. Ecco, non è soltanto sputargli in faccia o dargli un pugno. Ecco, perché se tu una persona la diffami, gli hai sputato in faccia d'accordo eh, cioè, quando una persona viene diffamata insomma non, non mi fate parlare insomma su questo, su questo punto eh, dopo per, per riabilitarsi insomma anche nei, nei confronti insomma della pubblica opinione si fa una fatica che non finisce mai eh, quindi cioè, l'aggredire la buona fama una cosa grave sono peccati da confessare con sincero pentimento per dirla proprio, utilizziamo qualche espressione cruda e diretta. Il sacrilegio delle cose sacre, abbiamo parlato prima, non c'è bisogno insomma di dire insomma, che chi apre, chi prende l'Eucaristia e la porta fuori dal luogo sacro anche soltanto che facesse questo gesto scomunicato late sentenze perché per la, profana, per la profanazione de, dell'eucaristia c'è la scomunica ipso facto ok certo non sto parlando che capiamoci anche qua no? di un ministro straordinario che ci avesse la come dire il mandato del parroco di portare la comunione un malato non sto dicendo questo nello stile di queste catechesi è sempre meglio come ci siamo detti all'inizio che meglio dire una parola in più ed essere ben compresi piuttosto che una parola in meno ed essere equivocati quindi non sto evidentemente parlando di questo ma è una persona che eh, per esempio sono successi degli, delle cose adesso non, non verrei so manco se è il caso di dirle in pubblico ma eh, alla Santa Sede sono arrivate denunce di gente del Giappone che è andata a qualche celebrazione in Vaticano e con la scorsa della comunione in mano a Pia Dolosia se l'ha messa in tasca se l'ha portata come souvenir in Giappone D'accordo, presumibilmente voglio sempre sperare che questi, come disse Gesù sulla croce, non sanno quello, quello che fanno, ma una cosa del genere di una gravità inaudita. Ora però anche qui cioè, ci sono i peccati, come dire, grossolani, come dire, di profanazione delle cose sacre che sono fatte o dagli ignoranti, insomma, da, da, da uno che fa una cosa di questo genere è probabilmente una persona che non ha neanche un briciolo di fede. E che si, si, si avvicina agli spettacoli della, della fede come se fossero folklore? No? Purtroppo ci sono delle cose orrende che fanno i satanisti e che eh, so, sono, sono irripetibili. Eh, e io non gli darò l'importanza di dargli pubblicità attraverso una, eh, in un, un intervento pubblico che può andare in giro online. Ma sono delle cose veramente eh, irripetibili che indirettamente a noi fedeli ci danno. Questo doloroso anche se triste messaggio. Se i concorrenti i satanisti fanno delle cose irripetibili contro le cose sacre, vuol dire che le cose sacre sono cose che gli danno molto fastidio perché fanno queste cose orribili, perché il nemico, cioè il loro capo, sa molto bene che nelle cose sacre c'è contenuta la grazia santificante. Quindi mettersele sotto i piedi, oltre che vanificarle, quindi e produrre una quantità di male immenso con questo gesto. E anche nella testa come dire depravata che ci hanno i diavoli, una sorta di vittoria contro, contro il loro nemico, il nostro Signore Gesù Cristo, il nostro amico e Signore Gesù Cristo. Ora, anche qui, però, i sacrileggi più gravi, cioè i sacrileggi più gravi sono evidentemente tutte quante le forme di profanazione diretta, quali quelle che ho citato, contro cioè detto, uno, uno che entra che si lava il viso con l'acqua santa o che butta le ostie per terra insomma no? e, o che dovesse trafugare gli oli sacri e, 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 e li sparge in giro insomma o, 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 o non lo so che altre cose ripeto ci sono tante altre cose brutte che, che vengono fatte e mi sono arrivate purtroppo queste informazioni ma non le voglio dire tanto non, non occorre dirle sono delle cose orribili una cosa un po più vicina a noi però è come dire, sono delle forme di profanazione eh, dei sacramenti hanno un pochino più vicini. Cominciamo da me e dalla mia categoria. I sacerdoti celebrano tanti sacramenti. Allora, i sacramenti vanno celebrati con estrema dignità con estrema fedeltà alle norme liturgiche, con estrema mm, serietà e con estrema dedizione con quella che viene chiamata stasera leggevo i Bruno Tanda anche della nuova traduzione del messale che entra in vigore domani lì c'è questo termine tanto caro anche questo a, a Papa Benedetto XVI che è l'Ars Celebrandi cioè noi non possiamo mettere i sacramenti in mezzo alla strada detti proprio in altri, in altri termini questo vale per il battesimo questo vale per la penitenza questo vale per la celebrazione della Messa, per la distribuzione della comunione fuori dalla Messa, per l'adorazione eucaristica, per l'Olio Santo. D'accordo? Quindi ogni celebrazione deve essere una celebrazione fatta bene, ben curata, ben amministrata. D'accordo? Ci sono alcuni sacramenti che devi soltanto ben amministrarli. Insomma, no? E quindi un battesimo devi soltanto fare attenzione ad amministrarlo devotamente, bene, senza distrazioni. Una confessione per un prete deve starci doppiamente con la testa, perché un prete deve ascoltare bene quello che gli detto in confessione, perché dopo deve interiorizzare, deve fare tutta una serie di valutazioni che riguardano gli atti oggettivi, i comportamenti e per quanto se ne può conoscere le disposizioni del, del penitente. No? Ecco, quindi uno ci deve stare con... con con la testa, con il cuore, evitando distrazioni e tante altre cose, no? E la stessa cosa per esempio per la celebrazione dell'unzione dei, dei, dei malati, l'unzione dei malati si può dare a una persona che è malata, come dire, però no che ha l'influenza, d'accordo? Adesso lasciamo perdere il coronavirus che è, che è pericoloso, no? Ma l'influenza una bronchite... Non è che con la bronchite vai a dare l'olio santo a qualcuno, no? Cioè non c'è bisogno che uno stia lì lì per spirare d'accordo, perché le norme liturgiche sono, sono chiare. Insomma, però c'è una malattia seria, sono un'operazione un pericolosa, insomma, no, è vero che è un sacramento che si può reiterare. Non è come il battesimo, la cresima, che sta una volta solo. Però ecco, e... oh, però ci sono altri sacramenti dove cioè eh, non altri sacramenti per gli stessi sacramenti la cosa fondamentale è le modalità con cui vengono vissuti e ricevuti oltre che celebrati ecco e qui il battesimo diciamo che è quello meno a rischio perché il battesimo un bambino <ride> non può fare niente di, di, di grave no però in occasione del battesimo possono essere fatti diciamo peccati bruttarelli dall'entourage D'accordo? Io, come dire, non volendo eh, andare a offendere nessuno in particolare, però devo per forza fare qualche piccolo esempio, perché magari qualcuno che l'ascolta, eh, se è successo in passato, fa niente, nel senso che uno ne chiede perdono al Signore, magari non si rendeva conto, però è meglio non farlo succedere in futuro. Cioè, per esempio, procrastinare un battesimo, quindi dilatarlo nel tempo perché non trovo il ristorante per andare a fare la cena. Allora, se uno si mette... Ma è una cosa fatta bene nei confronti di nostro Signore e del bambino. Domanda retorica. Procrastinare a tempo indeterminato un battesimo perché il padrino o la madrina non possono venire se non quando lo dicono loro, magari tra sei mesi. Per carità, se uno ci tiene tanto, dico: Ma non è scritto nel Vangelo come dire che il padrino e la madrina debbano essere per forza quelli. Capito? Poi, un parroco, quando si trova in diretta a combattere con queste cose, c'ha un margine di incidenza molto, molto limitato. Perché un conto è fare una predica generale, un conto è trovarti davanti il caso particolare. La scelta del padrino e della madrina di battesimo è un atto che fanno i genitori. Anche qui. Eh, la legge della Chiesa cerca di mettere delle norme, ma non ci dovrebbero volere queste norme, capito? Perché la coscienza dei genitori dovrebbe già far capire che il padrino e la madrina, per il compito che si assumono, dovrebbero essere scelti, non dico tra San Francesco e Santa Chiara, perché se uno aspetta che c'è San Francesco e Santa Chiara non lo fa più nessuno il sacramento del battesimo, però almeno... Una persona che sia cattolica praticante e non si trovi in situazioni che, senza giudicare la persona e la sua coscienza, comunque oggettivamente stridano col Vangelo, cioè è brutto quando un parroco si trova davanti delle situazioni improponibili che deve dire poi alla famiglia guarda che sarebbe meglio e poi fanno i diavoli a quattro perché non lo capiscono, cioè è complicato, d'accordo? o quelli che fanno i sotterfugi, cioè io sono, ho fatto sempre il parroco, io non, cioè nel, nel, nella mia vita di prete ho fatto il vice parroco e il parroco, non ho fatto altro, quindi non ho avuto compiti curiali, almeno fino ad oggi non ci ho avuto, quindi ho fatto sempre solo questo, quindi ho accumulato un'esperienza non indifferente su questo, su questo, su questo punto, c'è chi fa i sotterfugi, chi te non te le dice le cose, chi un tempo si faceva i certificati falsi, di tutto succede insomma, no? Sono cose fatte bene. Queste, cioè, capite, io posso raccontare un fatto un forma anonima Io ho fatto 300 battesimi in vita mia. E mi è successe insomma, una volta che entra, stavo in sagrestia preparando per un battesimo. Entra una persona X in sagrestia. Mi viene a raccontare che fuori, come dire nell'entourage, diciamo così, dei. dei dei candidati di, 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 di questo battesimo c'era uno che bestemmiava e, e poi si è venuta a, a scoprire insomma quello che bestemmiava era il padrino ma io dico ma <ride> cioè ma fortuna che non l'ho sentito io insomma, perché se tu immagina se io uscivo fuori dalla porta della chiesa io dico poi alle persone dico ma provate a mettervi nei panni perché e eh, i oggi tutti avanti addosso. Tu pensa se io uscivo fuori, meno male che la provvidenza mi fate uscire, perché io lo sapevo chi era perché l'avevo incontrato prima di, di... Cioè, eh, tu pensa se io esco e te vedo il, il padrino del battesimo che mi si bestemmia davanti prima che cominciare la cerimonia. Ma che devo fare? <ride> per dire, no? Quindi, non è una sorta di profanazione di, di, di quel sacramento veramente. Un irridere, nostro signore quasi un prenderlo in giro, no, cioè noi dobbiamo imparare come dire a stare al suo cospetto, capito? Cioè, le cose sacre sono cose sacre. cioè Il padrino e la mattina di battesimo non sono due becca morti o due, 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 due persone scelte così per ragioni di convenienza sociale, eh, eh. I poteri che oggi hanno, come dire, i ministri sono molto molto limitati, perché se una persona, tu lo capisci, che, che, che non ci arriva, che non ragiona, non, non ti puoi mettere a fare la guerra per una cosa di questo genere. Ma è chiaro che quando quelle persone si troveranno davanti al Signore, eh, dovranno rendere conto anche del padrino e della, della madrina che, che hanno scelto. Non è che ci sono, come dire, delle, delle cose che, di cui noi non, non, non renderemo conto davanti a Dio. Di queste ne renderemo conto e come? Il sacramento della penitenza. Ci ho fatto su questo, insomma, ci ho fatto, come dire, centinaia, no, centinaia no, ma decine di catechesi sicuro, tante volte ho affrontato questo, questo punto, no? Il sacramento della penitenza, qui stiamo parlando dei, dei, dei sacrileggi, eh, perché se poi arriveremo anche a un approfondimento dei sacramenti, queste cose le riprenderemo, no? La penitenza è sempre sacrilega quando una persona volontariamente, per vergogna o per paura, omette di dire... Un peccato grave al confessore perché si vergogna o perché ha paura di essere rimproverato, di essere sgridato di non essere assolto cose di questo genere, oppure se va a confessarsi senza que almeno quel briciolo di pentimento, quantomeno quello imperfetto, che non è la contrizione, ma è l'attrizione: cioè almeno dico eh, eh, detesto questo, questo peccato perché se continuo a farlo, la mia. Sorte eterna sarà l'inferno. Questa è l'attrizione. D'accordo? Quindi uno che come dire, ha un modo di ritrazione dal peccato perché dice se continuo così e morissi così me ne vado dritto dritto all'inferno. Non è il top, perché la contrizione è un'altra cosa, è il detestare il peccato e il voler non commetterlo più perché per il dolore che si dà a Dio quando ci allontaniamo dalla sua legge, non per paura dell'inferno ma se non c'è almeno una di queste due cose quindi se uno si va a confessare voi sapete oggi eh, altra questione cioè ci sono le, le, le categorie di, 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 di pubblici peccatori e altri che sono dimenticati io tante volte ho spiegato in tante categorie supponiamo una, una coppia che usa la contraccezione tu ti vai a confessare non c'è nessuna intenzione di smettere quella confessione è sacrilega senza dubbio d'accordo e tu non potresti farti la comunione se ti vai a confessare in questo modo, né più né meno di come alcune persone che si trovano in uno stato oggettivo di peccato non possono farsi ordinariamente la comunione. Capito? Perché quando uno non è pentito, cioè le, le famose classi di persone che, che sono stati oggetti pubblici di, 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 di dibattiti, che la Chiesa eh, li, li, li esorta da un punto di vista ovviamente oggettivo a astenersi dai sacramenti, non è che lo fa perché sono una categoria di peccatori più peccatori di tutti, direbbe Gesù nel Vangelo, ma perché si trova in una situazione che se non cambia, con un denti gesti e non viene in qualche modo sanata, impedisce l'assoluzione, ma così come impedisce l'assoluzione a qualunque peccatore che non sia pentito, anche se non c'è una situazione pubblica e oggettiva di disordine. Però di essere stato chiaro, una coppia di ragazzi, tanto per essere chiari, che ha rapporti prematrimoniali e non c'ha nessuna intenzione di smettere, non è che è tanto diversa da una coppia di conviventi. Cioè la coppia di conviventi aggiunge, come dire, come dire per, per certi aspetti sta in croce peggio di quest'altri, d'accordo, perché ci ha avuto, come dire, anche. Il coraggio, ma per certi aspetti forse anche la coerenza, laicamente parlando, di non avere paura di formalizzare quella, quella situazione dato che non ci credono. Ma il motivo per cui per esempio due conviventi che vivono già con marito e moglie non possono accostarsi alla comunione è perché quando si assolvono non possono eh, si non possono essere assolti a meno che non dicano padre. E eh, abbiamo capito che abbiamo sbagliato, abbiamo deciso di sposarsi. Da adesso fino al matrimonio viviamo in castità, non c'è nessun, nessun, nessun problema, ma due ragazzi che avessero fatto la scelta di non vivere la castità prematrimoniale si trovano nella stessa condizione. Se si confessano senza nessuna intenzione di lasciare quel peccato, la professione è sacrilega. Ma facciamo un esempio ancora più comune, una persona che non va mai a messa la domenica, dice vabbè mo oggi mi fate la comunione ma ora mi vado a confessare. Tu puoi andare a confessare quanto, quanto vuoi. È chiaro che un sacerdote che non è padre Pio, che, che cosa deve fare? Ti fa un'esortazione. Ti dice: Sei pentito. Guarda, che il nostro Signore non è che, cioè io ti assolvo, però mi raccomando, riprendi a messa. Fa il proposito, perché altrimenti la confessione è zero. Ma se quello dice si sì, sì, sono pentito, quello ti assolve. Tu non sei pentito manco per niente. Quella confessione è sacrilega, d'accordo? Quindi. Eh, queste cose noi dobbiamo maturarle in coscienza. Ok? La comunione sacrilega, ne parla il catechismo del San Pio X, è un peccato orribile che quando una persona si accosta alla santa comunione quando è cosciente di aver commesso un peccato mortale, attenzione. Qui questa espressione va intesa capite? Perché oggi il livello di formazione delle coscienze è quasi sotto, sotto zero, però tutti più o meno ricordano il catechismo. Cioè, una persona che partecipa a un funerale e so dieci anni che non si confessa, è chiaro che le norme della Chiesa, se uno le vede, dice, durante la celebrazione delle esequie, eh, è raccomandabile che chi partecipa alle esequie si faccia la comunione, questo è evidente, questo qui, d'accordo? Ma purché ce ne siano le condizioni, <ride> purché siano rettamente disposti. Perché sempre Papa Benedetto XVI mi ricordo molto bene. Mi pare nella Deus Caritas Est c'era un passaggio in cui diceva a noi poveri parroci. Quando capitano queste circostanze, fermo restando che la Chiesa auspica che i suoi figli si nutrono del cibo eucaristico perché è stato fatto apposta. però cerchi di ricordare che sì, però purché ci siano le debite disposizioni, se non ti confessi da 5 anni e non vai mai a Messa, che ti accosti la comunione senza essere confessato? Poi bisogna trovare certamente il modo opportuno, delicato per poterlo dire, insomma, ma, capito. Perché, come dice San Paolo, la comunione fatta senza stare in grazia non è farmaco dell'immortalità, ma uno mangia e beve la sua condanna, cioè il sacramento si trasforma in veleno. Quando noi facciamo una profanazione, la grazia che circola nel sacramento, trovando, come dire, un contenitore mal disposto, diventa veleno. Io faccio sempre l'esempio, è come se tu dai. Siccome è come se tu hai un diabetico, lo fai tripare i dolci. Il dolce è una cosa buona, una cosa bella, ma un diabetico, certi diabetici non lo può mangiare. Perché se lo mangia va in crisi e muore, è cattivo il dolce o sta male il diabetico? Sta male il diabetico, d'accordo? Quando uno riceve la cresima, queste sono le altre, come dire, le altre, come dire, eh, Croci dei parroci e anche le altre fonti di possibili, come dire, tra virgolette, depressioni, no? Cioè, un ragazzo che si accosta alla crisima, d'accordo? Con l'intenzione sicura, d'accordo? Perché alcuni proprio cioè, non, non, non lo dicono chiaramente al parroco, ma è così, cioè, di dire, con questo io ho chiuso, d'accordo? Adesso mi sono dovuto sciroppare tutto il catechismo. Tutto quello che pareva, magari perché i miei genitori mi hanno costretto. Ma faccio la cresima, e poi addio a tutti quanti. Insomma, manco se c'è rientro per il matrimonio, perché probabilmente vado a convivere. Quindi forse rientro in chiesa orizzontale il giorno del funerale, se qualcuno me ci porta. Cioè. Anche qua il povero parroco lo dice, ragazzi. Cerca di esortarli, cerca di sensibilizzarli, cercare di dire ma ragazzi non trattiamo il nostro Signore Gesù Cristo come se fosse proprio un, una pezza da piedi, no? Proprio... cioè chiunque di noi si sentisse come dire preso in giro in questo modo, ma insomma rimarrebbe altamente come dire e giustamente offeso, no? Cioè, ma noi il nostro Signore lo dobbiamo sempre trattarlo come non tratteremmo, insomma, la persona come dire, più comune, più feriale che ci trovassimo a incontrare, come, meno, come dire, meno esteriormente, chiamiamola così, onorevole, e invece al nostro Signore gli va sempre bene tutto. Vogliamo parlare dell'ordine sacro, sacrilego? Se qualcuno, Dio non voglia, si accostasse all'ordine sacro, avendo ancora delle situazioni di peccato grave non risolto, Dio ce ne scampi e liberi. E vogliamo parlare del matrimonio? Io anche qui ci si trova oggi dinanzi a situazioni per, che diventano poi borderline, che ti trovi sempre che tu, eh, la minaccia, e il ricatto non funzionano. D'accordo? Anche qui c'è l'esortazione, cerco di farlo capire alle coppie di sposi, cioè uno per coppie di sposi che ha vissuto. Poi marito e moglie tutto il tempo del fidanzamento prima almeno di celebrare il matrimonio che comunque sia meno male che lo celebrano perché comunque almeno da quel giorno in poi la loro unione sarà benedetta da dio ma vuoi fare un tempo di vita buona cioè ma come ti presenti davanti al nostro signore <ride> come dire che come dire che <ride> che fino a due giorni prima cioè Dice, vabbè, tanto poi il giorno prima del matrimonio non mi, mi confesso e poi facciamo il matrimonio. Ma proviamo a metterci nei, nei panni di nostro Signore. Ma pur con tutta la sua bontà e misericordia, no? Ma possiamo confondere la bontà e la misericordia di Dio con, 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 con il fatto che Lui permetta veramente di essere trattato come uno scemo, Dai, da, da, cioè veramente, come una pezza da piedi? Tutto è possibile, insomma. A me personalmente una cosa di questo genere ripugna e penso che qualunque persona rifletta cioè, ci può arrivare, no? È tanto difficile, non si può, cioè, quindi i sacramenti ripeto: sono, sono, allora, tu dici poi, ah, ma mi sono sposato in chiesa e il matrimonio è andato, è andato a rotoli, capite? Ah, ma faccio la comunione e non mi sento così benedetto, ah, ma mi sono confessato e però non mi sento ancora in pace. Allora, se uno anziché ricevere un sacramento compie un sacrilegio, non solo che quel sacramento non gli fa nessun bene, ma gli va male. Quindi, sarebbe meno peggio certamente differire il sacramento: non dico non, non, non riceverlo perché i sacramenti li dobbiamo riceverli, ma prima del momento sacramentale, sempre. Ci deve essere la conversione. Perché Dio guarda il cuore. Se nel cuore c'è la volontà, come dire: non dico di essere San Francesco e Santa Chiara, ma almeno di provarci a vivere in amicizia di Dio, con Dio e quindi ricevere i sacramenti perché sono gli strumenti che ci aiutano a fare questo, benedetto sia il Signore. Ma se non c'è manco questo minimo, ma che cosa andiamo a fare? Capiamo? Va bene, diciamo che per oggi possiamo fermarci perché il tempo è scaduto. Se Dio vuole la sana dottrina cattolica ritorna martedì prossimo dove mh, parleremo del tentare Dio. Ecco, e chiuderemo un pochino il discorso eh, sul primo comandamento con qualche altra ulteriore precisazione. Bene, la mia benedizione a tutti, una santa nota a chi ha seguito la, la diretta e alla prossima. Ave Maria.